Questa che vedete è la carta di Peter del 1974. È una carta diversa da quelle che siete abituati a vedere perché quelle che ci sono nei libri, da quelli delle scuole elementari fino all'università, sono delle proiezioni del Mercatore. Queste proiezioni sono state modificate da questo professore. Che ha costruito una nuova carta basandosi invece sui chilometri quadrati reali dei continenti. Come potete vedere, all'estremità superiore della mappa, il territorio è molto più ristretto. Questo perché nella carta del Mercatore, essendo una proiezione sferica su un cilindro, si dilatano deformando tutti i paesi che si trovano vicino ai poli, mentre in realtà questi paesi sono molto più piccoli. Da questa immagine, che invece mantiene le dimensioni reali in chilometri quadrati, si può vedere la differenza fra la vecchia cartografia fatta col sistema del Mercatore e questa nuova di Peter. Da qui si vede la differenza della restituzione cartografica. Questo è il vecchio modo di vedere il pianeta, dove potete leggere che le dimensioni dell'Europa sono 9,7 milioni di chilometri quadrati, mentre il Sud America è 17 milioni di chilometri quadrati. Quindi non si spiega com'è che l'Europa è più piccola e la metà dell'America qui risulta sembra più grande dell'America Latina, e questo è l'errore prodotto dalle carte del Mercatore. Invece nella realtà l'Europa è più piccola dell'America Latina ed è infatti questa la dimensione vera che poi potete vedere qua. Vedete che differenza che c'è? Stessa cosa succede per l'Africa. Questa è la dimensione che voi siete abituati a vedere nelle cartografie del Mercatore, cioè l'Africa è più piccola della Russia, proprio perché la deformazione al polo produce questo gigantesco dilatarsi dei paesi al nord. Qui la Russia è 17 milioni di chilometri. Invece l'Africa è 30 milioni di chilometri quadrati, quindi l'Africa è il doppio quasi della Russia. Nonostante questo si vede più piccola della Russia nel Mercatore. Invece nella realtà l'Africa è il più grande continente, come potete vedere qui è restituito in modo corretto e l'Africa è 4 volte il doppio quattro volte il doppio della Russia. Un altro esempio, l'America. L'America, come potete vedere, risulta qui gigantesca, insieme alla Groenlandia. La Groenlandia è grande quasi quanto l'Africa nella nostra cartografia. In realtà non è così, perché gli Stati Uniti sono molto più piccoli di quanto sono rappresentati nelle carte del Mercatore. Come potete vedere, il rapporto fra gli Stati Uniti e l'America Latina è clamoroso. Ecco qua. In realtà la Groenlandia è piccola. Da questo paragone, un altro paragone tra gli Stati Uniti, che sono 19 milioni di chilometri quadrati, e la Cina, che è 31 milioni di chilometri quadrati. Quindi da questa carta del Mercatore sembra che l'America sia più grande della Cina. In realtà la Cina è una volta e mezza l'America. E da qui si vede bene. La Cina. Stessa cosa per l'India. Potete vedere l'India come risulta grande, più grande dell'Europa nella carta di Peter, mentre nelle nostre carte
Ecco, qui è paragonato ad esempio alla Svezia, l'India che è 3,3 milioni di chilometri quadrati sembra più piccola della Svezia, invece è 1,1 km quadrati. Quindi la vecchia cartografia del Mercatore, che deforma tutti i paesi vicino ai poli, ha deformato la nostra immagine, che poi è un'immagine collettiva ormai, di tutto il planisfero, di tutto il mappamondo. Che ci ha fatto vedere per diversi secoli una realtà che invece non è corrispondente, una cartografia non è corrispondente alla realtà. Abbiamo qua un altro esempio dell'Alaska, che è 1,5 milioni di chilometri quadrati, e il Messico, che è 1,9, sembra più piccolo. In realtà il Messico è più grande dell'Alaska. Perché queste carte del Mercatore hanno avuto tutta questa diffusione? Perché la grandezza di un continente era funzionale e corrispondente all'importanza del continente stesso. Quindi, con queste carte deformate del Mercatore si voleva insinuare nelle persone che l'America era un grande continente e quindi aveva una grande importanza. Stessa cosa per l'Unione Sovietica, che nel periodo della Guerra Fredda era sempre considerato il grande orso pronto a mangiare l'Europa. In realtà l'Unione Sovietica non era così grande, ma è una questa striscia che si allunga verso oriente. Molto più piccola di quella che siamo abituati, che abbiamo memorizzato nella nostra storia scolastica. Questa carta di Peter andrebbe inserita in tutte le nuove, tutti i nuovi libri di geografia. È usata in tutte le scuole perché è la dimostrazione che il continente africano, ad esempio, è il più grande continente della Terra come grandezza. E quindi l'importanza che deve avere è corrispondente alla sua popolazione e alla sua grandezza, senza prevaricare senza che altri paesi più piccoli riescano a prevaricare l'importanza di un continente intero solo perché sono stati rappresentati per 50 anni più grandi di quanto nella realtà essi siano.